qui è un video che in realtà avevo girato a Roma, ma che non avevo mai caricato, e quindi siccome adesso voglio caricare anche altri do it yourself, ho detto no, prima devo caricare quello, perché avevo già fatto questo do it yourself e non l'ho mai caricato. Tra l'altro è venuto pure super carino, e quindi non so perché sono stata proprio una stupida a non caricarlo, e quindi adesso appunto ve lo metto, così ve lo carico una volta per tutte. Comunque, come avrete sicuramente letto dal titolo, è un do it yourself delle targhette di Brandy Melville. Praticamente ogni volta che vado da Brandy vedo queste bellissime targhette di legno, ma costano tipo 15-10 euro, non lo so, non costano in realtà tanto poco, però non l'ho mai presa perché non mi piace quello che c'è scritto. C'è scritto solo, che ne so, California, o Brandy, o New York, o cose così, insomma, e quindi io me le volevo fare personalizzate. E quindi appunto in questo video vi faccio vedere come ho realizzato tre targhette diverse. E ho preso dei legni, normalmente sono andata al falegname, e gli ho chiesto: senti, non è che ti avanza un legno così? E lui me l'ha dato, me l'ha fatti pagare 5 euro, però me l'ha ritagliati delle misure che gli ho detto io, che sono esattamente le misure appunto delle targhette di Brandy, e me l'ha tutte limate, insomma me l'ha fatte bene, e basta. Quindi poi dopo mi sono fatta fare la stessa dei buchi, e poi le ho dipinte come vi farò vedere adesso. I buchi serviranno per fare per attaccare il cordoncino. In realtà in quelle di Brandy c'è un fil di ferro, però insomma io ho attaccato un cordoncino perché era più facile. Quindi smetto di chiacchierare, vi lascio al video, spero tanto che vi piaccia. Se provate a rifare questo do it yourself, taggatemi su Instagram, mi mandate la foto, mi chiamo Gemina Placci, come ormai penso che sappiate, e niente, vi lascio il video e vi mando un bacione da Gemina. Allora, come vi ho già detto, mi sono fatta dare dei legni dal falegname, e la prima cosa che ho fatto è stato dipingerlo di bianco. Li ho dipinti tutti e tre, ho fatto, mi pare, tre passate alla fine per fare un bel colore bianco intenso. Poi ho preso delle misure con il righello e con una matita ho fatto la mia scritta. In questo primo quadretto, chiamiamolo così, ho voluto scrivere OK but first coffee, che avevo visto in una di queste targhette di Brandy Melville, ma credo che si venda solo negli Stati Uniti, o non lo so, perché nei brand, insomma, dove vado spesso io a Roma, non l'avevo mai visto questo con questa scritta, e quindi appunto me lo sono voluto fare. È stato abbastanza facile, ho misurato centimetri sopra, centimetri sotto, ho disegnato una specie di rettangolo, e poi all'interno di quel rettangolo, cioè senza uscire insomma dai bordi, ho fatto la scritta, e poi ho preso un pennellino bello piccolo e un colore, insomma un acrilico nero, e con la tanta pazienza mi sono messa a scrivere tutta quanta la frase, insomma bella precisa, facendo le lettere belle cicciotte. Questo qui insomma era il font che ho visto proprio sulla targhetta di Brandy, quindi magari fate una foto, non lo so, fatevi uno screenshot se lo trovate, e così insomma lo vedete man mano che fate la scritta, lo cercate di fare il più simile possibile, prendetevi tutto il tempo necessario, e quindi insomma questo qui è semplicemente tutto quello che ho fatto. Poi, una volta che ho finito di ripassare tutta quanta la scritta per bene, ho deciso di fare il bordo. In realtà nelle targhette originali di Brandy il bordo era su un blu scuro, però insomma siccome io avevo comprato il nero, ho fatto tutto quanto nero, ho fatto anche il bordo nero, e questo è stato super facile perché ho preso un pennellino di questi qui piatti quadrati, e anche senza fare la riga, insomma qui avevo fatto la riga per fare un margine, insomma per fare un bordo più preciso, però mi sono resa conto che anche senza fare la riga con la matita è abbastanza facile andare dritta, insomma se prendete un pennellino di quelli, e niente, quindi ho fatto tutto il bordo nero.
lavorando la seconda targhetta, le lettere insomma della seconda targhetta, e in questa qui ho scritto Good Vibes e al centro ho fatto un Yang Yang, credo si chiami così. Anche questa targhetta l'ho vista sempre sul sito di Brandy Melville, però non la vendo in Italia, cioè non l'ho mai vista in Italia, e quindi appunto me la sono fatta da sola. Una volta aver finito di dipingere il tutto, mi sono fatta fare appunto da Cesar due buchi. Fatevi aiutare magari da qualcuno con un trapano e mi raccomando, ditegli di non farli nei due lati, ma di farli un po' al centro, perché le targhettine di Brandy Melville hanno questa particolarità che appunto il buco non sta nel bordo ma sta verso il centro del pezzo di legno. E quindi poi, una volta fatto il buco, ci ho fatto passare all'interno uno spago, insomma un filo un po' rustico, e ho fatto due nodini, poi ho tagliato l'eccesso e ecco qui, insomma questo è il risultato. Li stavo tagliando i vari filacci insomma che erano rimasti, che non mi piacevano, e secondo me ci sta un sacco bene anche questo filo, non c'è bisogno di mettere il fil di ferro insomma come quello originale. E quindi questo qui è il risultato finito. Poi allo stesso modo mi sono fatta anche questa qui, proprio con il mio nome, che secondo me è un'idea super carina, quindi vi consiglio di provare a farla anche voi. E quindi gemmine, questo qui era tutto, fatemi sapere se vi è piaciuto con un bel mi piace, se volete altri do it yourself anche mettete mi piace, e io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao gemmine! A pesare le cose, e che altro? Ah, i tre sleces, cioè il latte condensato, media crema e latte evaporato, perché mi servono per fare delle tortine tres leches, siccome sono rimasti dei pezzetti di torta, allora voglio fare dei dolcettini tres leches, così li portiamo giovedì insieme alle lasagne e alle insalate, perché i cupcake sono finiti, quindi non mi va di farli, cioè di rifarli solamente per pochi cupcake. E così ho anche delle creme, delle altre cose che c'ho. E basta, quindi devo andare a comprare questo, ma tra un pochino andiamo.